a tutti, oggi vogliamo farvi vedere cosa contiene questo pacco, tutto moda scrap. Partiamo da questo set di timbri, Clear Stamp Album, che era già presente sul sito ma era terminato, quindi è un riassortimento. Come potete notare, la scritta principale è appunto l'album e quindi ci sono anche tutti questi sentiment appunto per abbellire l'album con questi smile. Poi c'è questo del set dei papaveri con sempre questi sentiment che sono molto belli per abbellire delle card. Questo set con auguri tantissimi per, quindi questi sono intercambiabili per formare la frase che più vi piace. E cominciamo quindi con le novità. Allora, questo è il set Christmas Ball. Ci sono queste palle di Natale, l'albero, le renne e dei sentiment vari, sempre tema natalizi. Poi quest'altro con questo paesaggio, le renne e altri sentiment, questi in italiano, in inglese, scusate. Poi i fiori del frangipane con altri sentiment. Scritte in italiano per augurare buon compleanno o ringraziare, sei speciale, tutte frasi che possono essere combinate tra loro con questi bannerini. Il Christmas Flower, praticamente la stella di Natale, con altri banner. Passiamo ora alle fustelle, c'è il set dei fiocchi di neve, adesso ve li faccio vedere anche dietro per vedere la grandezza, con cui potrete creare degli abbellimenti. Questo è il Big Snowflake, questa è la grandezza. Il Christmas Landscape, questo bellissimo paesaggio natalizio, che è composto da tutte queste postelle. Poi abbiamo il Christmas Bouquet, una bellissima stella di Natale. Come vedete, la parte di sotto è tutta un'unica fustella, e poi ci sono le stelle di Natale e il vischio da mettere separatamente. La surprise tag, poi le nuove carte Merry and Bright e Icy Winter Season. E come vedete qui riprende la linea dei timbri che abbiamo visto prima. Adesso ve li faccio vedere insieme. Riesco a ritrovarli. Vedete, c'è la stessa rennina, la stessa palla e lo stesso albero qui e qui. Il tema è lo stesso. Poi gli stickers, questi si abbinano alla precedente collezione Pink Cotton Candy per abbellire i vostri album, e la versione in celeste, quindi il Blue Cotton Candy. Questo è il Memories on Canva, che è abbinato appunto all'omonimo pacco di carta. Questi sono dei sentiment typewriter, che sono perfetti per abbellire principalmente i vostri album, i vostri layout, ma anche le vostre card, con tutte frasi in italiano. Poi gli stickers di Icy Winter Season, che si abbinano, quindi è la carta che avete visto prima, e Merry and Bright, sempre stickers. Qui abbiamo il Paper Pack Limited Edition, che è in questo nuovo formato,
E in questo paper pack potete usare anche la carta della confezione, come potete vedere, ha anche una texture che non so se si riesce a vedere. E qui dietro, nel retro, ci sono tutti dei sentiment che possono essere tagliati o con la pistella banner, questi più grandi o questi più piccoli anche, o questi tondi con il Deco Circle per andare a abbellire i vostri album, layout e così via. Siccome la confezione è chiusa, quindi non si vede in anteprima come al contrario avevano gli altri paper pack, viene fornita queste piccole tag con tutte le carte contenute all'interno, con questa texture, vedete, che sono veramente, veramente belle queste carte. Merry and Bright in formato 30-30. E The Icy Winter Season, sempre in formato 30-30. Poi sono tornati disponibili dei paper pack come questo di Inoland. It's Christmas time. Memories on Canva. Christmas holiday. Let it snow. Vi ricordo che sono tutti disponibili sul sito www.martattack.it potete venirli a vedere in fiera dal vivo il 26, 27 e 28 ottobre a Pescara, il 16, 17 e 18 novembre a Catania. Ciao a tutti!